Buongiorno, ma cosa direste di un eventuale ritorno di Bernardeschi alla Juventus anche solo per 6 mesi? Tornerebbe, uso il condizionale, però ci sono delle possibilità, anche perché lui avrebbe già dato il suo sì. Tornerebbe uno dei giocatori più controversi degli ultimi 10 anni di Juventus, credo. Cioè, un giocatore che quando era alla Fiorentina sembrava effettivamente un fenomeno, giocatore che all'inizio della sua avventura juventina stava per mantenere le promesse. Ricordo, segnò proprio a Firenze il primo anno che era andato a giocare alla Juventus, su punizione. Quell'anno e anche quello successivo fece delle cose egregie, ma sostanzialmente viene ricordato per una sola partita, o meglio, per un episodio di una partita, quella corsa pazzesca in Juve Atletico che porterà all'assegnazione del rigore e al compimento della tripletta qualificazione di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Chi lo riteneva Bernardeschi? Bernardeschi è un incompiuto dal punto di vista tecnico, cioè non riesce a capire se, tattico, cioè non si è mai riuscito a capire se era un esterno, un interno, un trequartista, se era meglio che giocasse a destra sfruttando il piede sinistro, se era meglio che giocasse a sinistra usando il piede forte, diciamo così, che è appunto il sinistro. È un giocatore che a me certe volte è piaciuto tanto e altre mi ha fatto effettivamente arrabbiare. Cioè sono quei giocatori, quegli atleti, quelle personalità che tu dici adesso fa il grande salto, adesso diventa forte, adesso avrà la sua continuità e invece peccava in questo, peccava in questo. Io ritengo che lui fosse, parlo ancora al passato perché, ripeto, non è un giocatore della Juventus. Io ritengo che lui fosse potenzialmente uno dei migliori, anche dal punto di vista atletico, visti in giro, ma che questo potenziale non sia mai uscito al 100%. E quando si è manifestato non ha avuto il profilo della continuità. Ora io so che scatenerò un po' di critiche, no, per quello che sto dicendo, però attenzione ragazzi perché io lo so già. È etichettato come scarso, pippa. No, no, bisogna valutare quello che di buono ha fatto e quello di meno buono ha fatto o di cattivo ha fatto. È un ragazzo che purtroppo per lui non è riuscito, una volta saltato nella grande squadra, cioè la Juventus, ad avere quella continuità di rendimento che aveva a Firenze. E qui bisogna chiedersi anche il perché effettivamente può non aver retto la pressione di giocare alla Juventus, però certe volte, io ve lo dico anche perché lo osservavo spesso anche da bordo campo, sembrava il leader di questa squadra, per come si muoveva, per come parlava ai giocatori, per come si atteggiava in campo e per come rispondeva alle domande delle interviste. Quindi avevi la sensazione di avere di fronte una personalità molto forte, ma probabilmente sul campo non è mai riuscito ad esprimere totalmente quello che era. Perché potrebbe tornare? Perché sarebbe una soluzione di sostenibilità, nel senso che tornerebbe, se torna, tornerebbe alla Juve con la formula del prestito secco per 6 mesi. Il Toronto l'aveva già lasciato andare al Besiktas la scorsa estate, poi non se n'è fatto nulla, ha preferito rimanere lì. Quindi il Toronto non si oppone a una situazione di questo genere. Bernardeschi sarebbe felicissimo di tornare in Italia e soprattutto alla Juventus. Si era parlato anche del Bologna la scorsa estate, se non vado errato per lui. Dopodiché si vedrà. Perché si andrebbe su Bernardeschi e non subito su Sulè, che potrebbe tornare, ma in questo caso forse la Juventus dovrebbe pagare una penale, credo, non sono sicuro, semplicemente perché si vuole che Sulè completi il proprio percorso.
Fino adesso su lei ha fatto molto bene a Frosinone, ha segnato tra l'altro sempre di testa, come l'unico gol che ha fatto con la Juve, con la maglia contro la Sampdoria nella scorsa stagione. Però io ritengo che sia anche giusto che un giocatore che viene valutato su un programma di media scadenza, quindi un anno di prestito, debba proseguire questo suo percorso. Quindi sono favorevole, eventualmente, me lo chiedeste, voi naturalmente non la Juve, voi, sarei più favorevole al ritorno di Bernardeschi, che comunque ha già una certa età, ha una certa e discreta esperienza, ad un rientro di Soulé che probabilmente smetterebbe di giocare con la stessa continuità, mentre Bernardeschi si accontenterebbe di fare panchina. Soulé si è fatto la bocca buona, è abituato a giocare praticamente tutte le partite da titolare. Tornare alla Juve significherebbe soffrire un po' il discorso della panchina. Ecco. E quindi io sono favorevole, eventualmente, se dovesse esserci una scelta, al ritorno di Bernardeschi piuttosto che ad un rientro anticipato di Soulé, che può tornare l'anno prossimo se conferma la stagione che ha fatto. Non si può non parlare di quello che succede in questi giorni, perché in questa sosta di campionato non ci si è fatto mancare nulla, né da parte di Juventus né da parte di altre società, di altre squadre. Guardate questa vicenda di Papu Gomez, 2 anni di probabile di possibile squalifica, e sono una roba pesante. Era appena rientrato in Italia, al Monza. La cosa che mi fa un po' specie è che non se ne fosse saputo nulla prima. Poco prima, insomma, ecco, quindi vabbè, la dinamica è un po' strana di questa vicenda, anche perché c'è chi dice è già stato squalificato per 2 anni. Ma, ragazzi, prima c'è la comunicazione di positività, poi io adesso poi non so come sia l'ordinamento in Spagna in questo senso, però di solito prima c'è la contestazione, le analisi, poi ci sono le controversie, insomma, l'avete visto con Pogba come è andata, quindi. Mi sembra strano che il Monza e una persona così esperta come Galliani possa acquistare un giocatore se è sotto esame dell'antidoping. Quindi mi sembra un po' strano. Secondo me, non so, in teoria forse è uscita adesso la positività, e poi però ci sarà un decorso dei tempi da rispettare. Credo. Perché è un po' nebulosa la notizia, no? C'è chi dice è già stato condannato per 2 anni, ma cioè. La tempistica, perlomeno, a meno che là non esista questo tipo di giustizia sommaria per cui basta un'analisi, 2 anni fuori, abbiamo già risolto il problema, allora, ma avremmo una giustizia sportiva spagnola ancora più veloce di quella italiana. Pensate un po', mi sembra un po' strana questa cosa. Ecco. Chiudendo su Fagioli, io sono contento che molti di voi la pensino come me. Anche se leggo molto, anche diversi, non solo da me, in giro in generale, diverse posizioni molto giustizialiste, molto tranchant, diciamo così. No, la radiazione, no, la squalifica più lunga, no, una squalifica così breve non porta a nulla, no, non serve a niente neanche il discorso della rieducazione, il fatto che vada a parlare della propria situazione, eccetera. Io dico cioè penso sempre a tutti quelli che si schierano con questo tipo di posizione, intollerante, diciamo così, ecco, di farsi la domanda se quella cosa fosse successa a un loro figlio, a un loro parente o comunque ad un loro amico, a un loro conoscente, eccetera. Quale posizione assumere? Perché è facile, eh? Dire, ah beh, ha sbagliato, basta, via, è radiato, basta, non può più giocare, basta, è una vergogna, basta. Ragazzi, quante cose facciamo al giorno di cui potremmo anche vergognarci un pochino? O comunque, se non al giorno, nell'arco della nostra vita. È vero, per carità, qua c'è anche un discorso di scommesse, un discorso penale, cioè, però a volte questi giudizi così tranciant dovrebbero nascere più da una riflessione che da un movimento di pancia. Chiedersi il perché delle cose, le cause che portano a determinate situazioni e dopodiché eventualmente tirare delle conclusioni. Quindi ribadisco, giusto che sia stato squalificato, ma giusto che abbia la possibilità di riabilitarsi, e vale per tutti. Iscrivetevi al canale e ci vediamo questa sera.